Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme i baci di dama. Come spesso accade con moltissime ricette torinesi e piemontesi, c'è sempre di mezzo la famiglia reale dei Savoia. Come racconta la leggenda, nel 1852, in una bellissima giornata, Vittorio Emanuele II chiese ai cuochi di corte di creare un biscotto nuovo e diverso. Questi si misero subito all'opera e tra zucchero, farina e cioccolato crearono con grande stupore del re questi deliziosi manicaretti. Da allora la ricetta fece il giro di tutta l'Italia e di tutte le corti reali europee. Nella realtà i baci di dama sono originari di Tortona, un comune vicino ad Alessandria, e sono formati da due biscotti uniti da un leggero strato di cioccolato. I biscotti appunto sembrano romanticamente baciarsi, abbracciati da questo sottilissimo strato di cioccolato. L'altra versione invece racconta che sembri una fanciulla che stia baciando qualcuno, da qui il nome appunto baci di dama. La ricetta originale prevedeva le nocciole, esattamente quella che vi proponiamo oggi. Iniziamo! Iniziamo la ricetta frullando 150 g di nocciole tostate IGP del Piemonte con 3-4 colpi di un secondo all'uno, così da non far fuoriuscire l'olio dalle nocciole. In una ciotola mettiamo le nocciole tritate, 150 g di burro freddo dal frigo, 150 g di zucchero a velo vanigliato, 30 g di albume d'uovo, i semi di vaniglia, un pizzico di sale e mescoliamo con le mani. Poi iniziamo ad aggiungere 230 g di farina 00 poco alla volta, mescolando sempre finché l'impasto sarà ben amalgamato. Questi biscotti sono meravigliosi perché chiusi ermeticamente in una scatola durano fino a un mese, ma vi assicuriamo che dureranno molto meno. A questo punto lo trasferiamo sulla pellicola trasparente, formiamo un rettangolo, copriamo bene e mettiamo in frigo a riposare per almeno 2 ore. Tiriamo fuori dal frigo l'impasto ormai indurito. Prendiamo dei pezzetti di impasto e formiamo delle palline di 5 g ciascuna. Poi le posizioniamo distanziate sulla teglia. Sono una bellissima idea regalo per le feste natalizie per i vostri cari. Continuiamo così finché li finiamo tutti. Mettiamo in freezer per 15 minuti e accendiamo il forno a 170 gradi statico. Prendiamo i baci di dama dal freezer e li cuociamo per 11 minuti, facendo molta attenzione. Le cupolette infatti devono rimanere bianche, quindi non facciamole imbrunire. Appena tirate fuori dal forno, le lasciamo raffreddare completamente senza muoverle dalla teglia. Essendo molto friabili, si rischia di frantumarle. Ecco qui tutte le cupolette cotte. Risulteranno circa 150 pezzi. Prendiamo una sac à poche e la mettiamo in un bicchiere. Qui abbiamo 130 g di cioccolato fuso, di cui 100 sono di cioccolato Linda al 72%. E 30 g di cioccolato al 52%. La mettiamo sul tavolo e lasciamo il cioccolato a rapprendere per qualche minuto, perché deve essere freddo e non liquido. Li abbiamo messi tutti girati al contrario, uno attaccato all'altro. Guardate che bello è il nostro biscottino. È cotto alla perfezione, leggermente dorato alla base e chiaro in superficie. Tagliamo la punta della sac à poche e iniziamo. Aggiungiamo una piccola dose di cioccolato sopra ogni cupoletta e ne facciamo solamente alcune. In questo modo permettiamo al cioccolato di seccarsi un po' e quando aggiungiamo la parte superiore, questo non cadrà nei laterali, ma rimarrà bello lucido e stabile. Guardate che meraviglia abbiamo davanti agli occhi! Questi favolosi baci di dama.
Ok amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questi deliziosi baci di dama. Guardate che perfetti che sono! Adesso li addento. Sono davvero straordinari! Il gusto intenso di nocciole si sposa alla perfezione con questo velo di cioccolato che attacca i due biscotti. Si sposano benissimo con il tè a metà pomeriggio oppure con il caffè. Insomma, sono perfetti, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video!